Ciao vampiri e vampire di tutto il mondo. Sì, voi direte perché ci hai chiamato vampiri? Perché poi lo capirete durante il video, ok? Non facciamo domande, partiamo direttamente. Sono precisamente l'1:23 di notte. Voi direte perché stai facendo un video all'1:23 di notte, per di più non urli? Siccome sono appena tornata da una festa, sono truccata e preparata, ho detto, sai che c'è? Giro un video. Sto morendo di sonno, ma giro un video comunque, perché domani mi scoccio di prepararmi. Quanto sono tirchia. Ho deciso di registrarvi le mie ossessioni, o alcune delle mie ossessioni. Io ho davvero tante ossessioni. La prima ossessione è che devo sempre, e dico sempre, continuare le canzoni quando qualcuno ha iniziato a cantarle, o se le sento in pubblicità o da qualsiasi altra parte. She's always right there when I need her. L'hai saputo tu? Oh, I think Bella. that I found myself a cheerleader. Fa proprio She's così. always right there when Fa così, solo il I continuo. need her. When I Ma lo need so il continuo. motivation. Basta. Ma what's the notion? Basta! La seconda ossessione. È un po' imbarazzante parlare delle mie ossessioni, ma la mia seconda ossessione è che quando compro un libro nuovo, o un giornale, o una rivista, o un fogliettino, o un qualsiasi cosa, prima di iniziare a leggerlo, prima di aprirlo e vedere di che cosa si tratta, io devo assolutamente, è proprio un rito, annusare le pagine. Vi prego. Ora ditemi che non sono l'unica a farlo. Vi prego, altrimenti mi sentirei davvero strana. È arrivato il corriere con il libro Leo. Ti piace? Cioè, ti può interessare? Cioè, vedi di che parla, che ne so. Ma tu leggi col naso. Ma questo è tutto strano, io non lo capirò. È interessante. Grazie. Cri, a scuola ci hanno dato da leggere sto libro per le vacanze. Cioè, secondo te come lo vedi così a primo impatto? A primo Sto impatto, dicendo dico. che sì. No, sto dicendo a primo impatto, come? Di nuovo. Scusa, ma cosa? No, non è molto interessante. Ma che cazzo? Ma comunque mi è arrivato il Death Note, finalmente l'avevo ordinato 3 mesi fa, mo mi Oh, ma arriva. uguale. È uguale veramente. Wow. Secondo te è figo? Spero che il tuo naso venga scritto su sto Death Note e muoia maledettamente. No, fa schifo. Ma non si giudica attraverso il naso, quando lo capirai? Cri, è arrivata la saga di Harry Potter. No, tutta, tutta. Cioè, Veramente. no, due, i primi due capitoli sono arrivati. No. Ma che... Sai che faccio con questi? Sai che faccio? Annusa ora. Annusa ora. La terza ossessione è un po' bizzarra, nel senso che non so se sono malata o che cosa, ma avete presente quando un amico viene vicino a voi e vi dà una pacca sulla spalla e dice "Ehi, come va? Tutto bene?" Ecco, non riesco a tenermi nessuno schiaffo, schiaffettino, palpatina, niente. Io devo sempre ricambiare lo schiaffo, che sia per gioco oppure no. Io sono fatta così, tu mi devi "Ehi, pa! Come va?" E io "Pa, tutto bene." Oh mio Dio, non puoi capire che è successo oggi. Il Che è successo? professore di latino è venuto in classe e ha detto, ragazzi, oggi niente compiti per casa, proprio fatto così, niente compiti. Bellissimo come l'ha fatto, ti giuro, che voce ha dato quella... Ma Permettici. veramente? Ma proprio così, niente Ma compiti. no, che figata! Che bello, Non è veramente. successo a me, no, a te, perché dovresti essere No, è felice. sorprendente, Non ci cioè. sono senso.
La quarta è più che un'ossessione, è proprio un fatto di fangirlare, ed è che devo ripetutamente, e dico ripetutamente nell'arco della giornata, anche appena sveglia a volte, controllare il profilo di Ian Somerhalder. Ian, se tu stai ascoltando, se tu stai guardando questo video, la devi smettere di ossessionarmi, ok? Ok. L'ultima ossessione, se così vogliamo chiamarla, è che sono una grandissima appassionata, più che appassionata, proprio ossessionata, cioè è proprio una fissa, del genere fantasy. Quindi tutto quello che riguarda magia, streghe, lupi mannari, metalupi, ibridi, ma soprattutto... Bravi. No. Ma soprattutto, e qui arriviamo al perché vi ho salutati in quel modo, ossessionata dai vampiri. Eh sì, signori, non so perché, ma ho questa ossessione per i vampiri, per le creature della notte, per questo, queste creature così misteriose e a volte, la maggior parte delle volte assassine, ma non tutti, no? Voglio dire, mica tutti siamo assassini. Io sono uno dei vampiri buoni. Bene, queste erano le mie 5, credo, ossessioni, e fatemi sapere giù nei commenti quali sono alcune delle vostre ossessioni, perché sono sicura che non saranno mai 5, noi siamo pieni di ossessioni. Fatemi sapere anche se vi piace questo nuovo nomignolo, vampiri e vampire. Noi ci vediamo in un prossimo video e io vado a dormire perché sono quasi le 2, e quindi alla prossima. E zanne in spalla.